Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Se sei il genere di persona che pranza o cena regolarmente fuori casa, un estraneo potrebbe unirsi al tuo stesso tavolo casualmente, in un giorno qualsiasi. Questo estraneo sarà sempre della tua stessa età, del tuo stesso sesso, e lui o lei apparirà soltanto se sarai solo. Non importa in che tipo di ristorante mangi usualmente, questa persona sarà un solitario che porta con sé il suo piatto. Dopo pochi secondi guarderà direttamente nella tua direzione e dirà: «Sembri una persona interessante, posso conoscerti meglio?» Dicendo di sì, esso comincerà a porti delle domande su di te tra un boccone e l'altro. Queste domande saranno abbastanza superficiali all'inizio, come ti chiami, cosa fai nella vita e via discorrendo. Quando aprirai bocca per rispondere, sarai forzato a dire la verità, anche se consciamente non sai qual è la verità. Rimani in silenzio e l'estraneo si accigliera, prenderà il suo pasto e se ne andrà. Non lo rivedrai mai più. Se invece gli concederai di porti le sue domande, esse saranno gradualmente più misteriose, man mano che il suo pasto volge al termine e diventerà sempre più difficile desistere dal rispondere. Non cercare di lasciare il tavolo prima che lo faccia lui, in nessuna circostanza. Quando il suo piatto sarà vuoto, si alzerà per andarsene, ma non prima di averti posto un'ultima irresistibile domanda. Cos'è che ti indurrebbe a toglierti la tua stessa vita? Sarai subito consapevole di poter mentire rispondendo a quest'unica domanda, e vi suggerisco di farlo. Qualunque cosa descriverai avverrà durante la settimana. Coloro che sono scaltri potranno sfruttare questa chiacchierata per ottenere qualunque cosa desiderino, ma sapendo che la casualità con cui evadi l'argomento non ti condurrà al suicidio, l'estraneo comincerà a supporre cosa accadrà e inizierai a considerare quanto egli sappia di te in realtà.